più unico che raro. Ma se veramente questo qua si incapponisce e dice io voglio rimanere all'Inter e non me ne frega niente, ma stiamo scherzando, ma sapete che questo qua rischia di andare via a parametro zero? Ma allora a questo punto, scusa, ma fallo andare via. Fallo andare via. Ho capito, ma se lui... No, l'ha chiesto la gente di andare via a parametro zero. L'ha chiesto. Cioè l'Inter cos'è Tafazzi l'Inter che deve anche regalare? Perché? Ma perché? Ma Cesare, ma no, scusami, ma perché Cesare sta cercando di rubare, di turlupinare l'Inter, sì. E quindi giustamente io non capisco. Attenzione a quello che dici. Attenzione a quello che dici. Buona nominaccia. Ma Cesare, ma io non capisco questo astio nei confronti dell'Inter che tratta così Ica. Cioè, la stai vivendo come una situazione di casa tua. Ma siamo a Milano! Siamo a Milano! Ah. Non puoi capire, no? Siamo a Milano! E quindi? Siamo a Milano! Come quindi c'è l'Inter, c'è il Milan e c'è la Juventus che sono le tre squadre che da sempre hanno tenuto alle piedi il teatrino del calcio, da sempre l'Inter della grande Inter di Papà Moratti, e poi è venuta quella del figlio del triplete, e c'è, ma ne parlo io tifoso della Juventus sì, ma l'Inter esiste lo stesso anche senza i calci. Cosa hai detto? Che l'Inter esiste lo stesso anche senza Icardi. Ma appunto perché l'Inter deve risolvere il problema Icardi? Cioè, anni fa, il Milan ha avuto questo problema con un certo Giuseppe Altafini. Però all'epoca i giocatori erano, la maglia che indossavano erano della maglia che indossavano. Sì. Giuseppe Altafini è venuto dal coso. José Altafini. Giuseppe. Capello lo chiamava Giuseppe Altafini. Perché era oriundo poi, quindi. Esatto. È venuto da quasi, ha detto mio zio così, ma domani mio zio parla con i dirigenti del Milan. Il giorno dopo suo zio ha parlato con i dirigenti del Milan, il giorno l'altro Giuseppe Altafini era a Napoli. Ragazzi, però non è l'Inter che non sta facendo le cose per...